San Francesco affascina sempre, non solo diciamo, nel mondo cattolico, nel mondo cristiano in genere, ma è davvero un santo universale. Davvero il suo esempio di vita, il suo amore pazzo per Cristo è coinvolgente, è trascinante e quindi penso che riesca ad arrivare proprio ai cuori delle persone perché lui è stato davvero molto umano, una persona molto umana che ha scelto di seguire Cristo. Umiltà, pace e accoglienza, a ritrovare quei valori che questo terzo millennio sembra pian piano aver ingurgitato per lasciare il posto a un senso profondo di solitudine, insoddisfazione, incapacità a relazionarsi con gli altri. Un insegnamento ancora vivo e quanto mai attuale, quello lasciatoci in eredità da San Francesco d'Assisi, nato intorno alla fine del 1100 da una ricca famiglia di mercanti di stoffe che all'effimera agiatezza materiale ha preferito la sconfinata e immortale ricchezza dello spirito. Il giullare di Dio, uno dei santi più amati e conosciuti in Italia e nel mondo, a testimoniarlo l'amore che ogni 4 ottobre, giorno che la Chiesa Cattolica gli dedica, il popolo della fede è pronto a scendere in strada per accompagnarlo attraverso le vie cittadine e tributargli quell'affetto sincero, quel legame profondo che fanno di lui un intercessore potente della misericordia di Dio. Una notte, una voce gli indicò la via da percorrere, disfarsi di ogni bene, vivere in onore di Madonna Povertà. Il giovane Francesco donò ai poveri tutto, diventando di fatto il poverello d'Assisi, libero dalla schiavitù di beni materiali, un esempio che può ancora insegnare tanto. Abituato a dare, cioè il Signore ti dia pace, è proprio questo desiderio di pace che in fondo ogni uomo porta nel cuore. E che lo desidera, ma tante volte la fragilità umana, il desiderio, la vanagloria, le ricchezze, il potere portano via su altre strade. San Francesco ci dice invece che l'umiltà, la pace, l'accoglienza, quel essere fratelli tutti davvero può essere la svolta della nostra vita per un mondo migliore. Lo stesso Papa Francesco, prendendo questo nome, ha dato un po' il programma della sua vita, no? L'attenzione agli ultimi, ai poveri, al non attaccarsi alle cose materiali, ma a mettere davvero al centro la persona di Cristo, a far ruotare attorno a Lui tutto quello che è la nostra vita. Perché come San Francesco dice in una delle sue preghiere, le lodi di Dio Altissimo, tu sei carità, tu sei mansuetudine, tu sei pazienza, tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Ecco, Cristo davvero ci basta.